Grazie, allora di nuovo buonasera a tutti, buonasera a te Valentina e buonasera anche a tutti i collegati. Grazie ancora per questa bella opportunità di parlare di nuovo della pittura di Oscar Ghiglia. Quindi questo è il secondo incontro, lo hai già detto tu. Io direi di iniziare dagli anni di Novecento, che è appunto il titolo e il tema della mostra che è in corso di svolgimento a Palazzo Medici Riccardi. Io non sento. Chi è? Che succede? Sì, una delle signore non sente. Provi ad alzare l'audio. Noi purtroppo non possiamo risolvere problemi tecnici. Le chiedo anzi appunto di disattivare il suo. Provi ad aumentare il volume o a riconnettersi, d'accordo? Bene, riprendo. Quindi dicevo, mi ricollegherei al titolo che è appunto gli anni di Novecento, che è il tema della mostra. La prima cosa che mi preme chiarire, Non anche se sento. Stefano lo ha già sottolineato opportunamente, è che la mostra non è una mostra monografica. E sei di nuovo sparita, Valentina, io vado avanti. La mostra non è una mostra monografica Sì, perché è ti centrata. sentiamo. Se c'è qualcosa te lo diciamo. Perfetto. Grazie, Leonardo. La mostra appunto non è una mostra monografica perché è centrata fondamentalmente sulla prima produzione di Ghiglia, che riguarda quindi gli anni in cui operò anche il gruppo di Novecento. Gli anni di Novecento, che cos'è Novecento? Stefano ce lo ha già in parte spiegato quando ci ha Il accompagnato sino a questi volume. anni, però conviene secondo me ripeterlo perché non è scontato. E anche perché il rapporto di Ghiglia con la pittura di questi anni, o il mancato rapporto, secondo anche una lettura critica che purtroppo è ancora oggi piuttosto diffusa, ha condizionato, secondo noi, molto l'interpretazione dell'opera di questo artista e soprattutto ha condizionato la sua coerente collocazione all'interno del panorama artistico italiano. Novecento è il nome di un movimento, di una corrente pittorica formata da sette artisti italiani e sostenuto da Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti è una donna coltissima, collezionista, intellettuale, notissima all'epoca anche per la relazione sentimentale che intratteneva con Mussolini. E alla fine della Prima Guerra Mondiale, Margherita dà vita a un salotto culturale che è frequentato dai più importanti letterati e artisti intellettuali italiani. L'obiettivo di questo gruppo, lo sappiamo già, è ritornare a una pittura chiara, ordinata, intellegibile, come quella appunto dei classici, dei grandi pittori della tradizione. Io aggiungerei italiana, perché in quel momento, in quel decennio fondamentale, l'ideologia che prevale a tutti i livelli, anche tra i protagonisti della scena culturale, è una ideologia fondamentalmente nazionalista, reazionaria e anche tutto sommato un po' antistraniera. E questo è importante per comprendere poi l'epilogo che sarà amaro dell'esperienza di Ghiglia sia negli anni di Novecento e sia della sua poi intera esistenza, che si concluderà in maniera molto difficile. La parabola di Novecento è una parabola duplice, possiamo dire. Dal punto di vista della coesione interna si esaurisce quasi subito. E infatti l'esordio è fatto risalire al 1922, ma già nel 1924 Oppi si dissocia, preferisce esporre da solo alla Biennale di Venezia, contravvenendo così un po' quelli che erano i programmi e il diktat del gruppo. D'altro canto, invece, nelle sue file vengono a posizionarsi sempre più pittori, e qui c'è una regia molto sapiente, ovviamente, di Sarfatti, fino a che alla Mostra del Novecento Italiano, che si terrà a Milano nel 1926, a cui tra l'altro partecipa anche il nostro Oscar, i pittori presenti saranno più di 100. Quindi la poetica a quest'altezza è una poetica ormai condivisa, cioè la poetica di Novecento si interfaccia e si sovrappone ormai sempre più marcatamente a una tendenza che in realtà è più ampia, è la tendenza che si riassume sotto il nome di ritorno all'ordine. Come si manifestano pittoricamente, entrando nello specifico, queste aspirazioni condivise? L'approccio è spesso molto differente da artista a artista. Direi se puoi, Valentina, farci vedere la prima immagine di De Chirico.
Ecco, questo è un dipinto di De Chirico del 1924, in cui il pittore però ripropone una poetica che aveva sviluppato già dagli anni 10, che è la metafisica. De Chirico, lo sappiamo bene, è uno dei grandi pittori italiani di quegli anni che non ha aderito alle avanguardie, anzi si era posto in polemica con le avanguardie. Cosa sia la metafisica ce lo dice De Chirico e io in due parole ve lo riassumo. Leggo una cosa scritta da lui. Ogni oggetto presenta due aspetti. L'aspetto comune, che è quello che generalmente si scorge e che tutti scorgono, e l'aspetto spirituale e metafisico, che solo pochi individui riescono a vedere in momenti di chiaro veggenza o di meditazione metafisica. L'opera d'arte deve richiamare un aspetto che non si manifesta nella forma visibile dell'oggetto rappresentato. Ecco, direi che la definizione è assolutamente calzante. Possiamo passare alla seconda immagine, che è invece un dipinto di Savinio. Savinio è il fratello di De Chirico, è un artista poliedrico. Ha un approccio molto intellettuale perché Savinio fu pittore ma anche scrittore, anzi prima che pittore fu scrittore ma anche musicista e scenografo. Qui come vedete l'approccio è veramente surreale e onirico, però la classicità c'è, è evidente nel titolo che riprende i temi della mitologia classica, Ulisse e Polifemo appunto, e poi è evidente nell'evocazione del mare, del Mediterraneo, che è la culla della classicità per i novecentisti. Possiamo passare alla terza immagine, che è un dipinto di Funi, di Achille Funi. Si chiama Saffo, anche qui il riferimento è chiaro alla classicità, è del 1924. In questo dipinto Funi guarda all'antichità classica e mitica, direi in maniera più chiara, più diretta, potremmo dire che guarda all'antico con uno sguardo neoclassico. Per esempio, se puoi zoomare, Valentina, sui capelli di questa fanciulla che suona la cetra, vedrai che possiamo vedere che i capelli sono molto stilizzati, riprendono fedelmente i modelli iconografici della scultura classica antica. Quindi non sembrano dipinti, ma sembrano scolpiti, si rifanno più alla scultura che non alla pittura. Possiamo procedere con la prossima immagine, che è un dipinto, anche questo notissimo, di Carlo Carrà, Le figlie di Los. E qui lo sguardo evidentemente è volto altrove, è volto alla pittura italiana del 300 e del 400, quindi ha una classicità diversa da quella greca o greco-romana. Questi sono i pittori cosiddetti primitivi, in particolare Giotto, ma poi anche Masaccio e Paolo Uccello. Andando oltre abbiamo un dipinto di Sironi e qui la classicità ha una veste direi completamente diversa, è molto più sintetica, è molto più plastica, è monumentale, è scultorea ma è molto semplificata, non è idealizzata, è piuttosto tragica direi, perché le figure di Sironi sembrano sempre un po' lottare per uscire dall'oscurità, per uscire da questa materia brumosa e scura e venire alla luce. Molti altri, invece, devo dire la maggioranza forse dei cosiddetti novecentisti, si rifà a modelli rinascimentali che però sono, potremmo dire, più ortodossi. Se vediamo il prossimo esempio, che è un dipinto di Piero Marussi del 1924, in questo dipinto è evidente come si stratifichino numerose suggestioni iconografiche, non una sola. Abbiamo le Venere di Giorgione e ovviamente di Tiziano, però c'è anche Velázquez con la Venere e Cupido, per esempio, o la Maya desnuda di Goya, le Odalisque di Ingres o l'Olimpia di Manet. Quindi è proprio veramente un susseguirsi, una stratificazione di suggestioni della pittura precedente. Qual è l'obiettivo comune allora di questi artisti che hanno comunque un approccio tutto sommato così diverso? L'obiettivo comune è superare il modello naturale visto nel manifestarsi, però quello occasionale, quello accidentale, per intendersi è l'attimo del naturalismo impressionista,
si vuole superare questo per definire qualche cosa che sta, come ci ha detto De Chirico all'inizio, al di là dell'immagine, qualcosa che è posta oltre l'immagine e che ne rappresenti in un certo modo il modello, la sintesi ideale, l'idea, se vogliamo. Quindi c'è anche del neoplatonismo alla base del ritorno all'ordine. Si cerca la sostanza dietro l'apparenza e l'unità che sovraintende alla molteplicità, ecco, potremmo dire questo. C'è solo un artista, diciamo del presente, che però non è del presente perché è scomparso ormai da qualche anno, che viene additato da tutti e sembra mettere tutti d'accordo come esempio per poter sviluppare una pittura che sia moderna ma che abbia anche un rapporto con la tradizione. E questo pittore è Paul Cézanne, ma Paul Cézanne, guarda caso, non è un pittore italiano, è francese, e questo non è che vada poi tanto tanto bene, abbiamo visto perché. E quindi, per rimediare, molti suggeriscono addirittura una presunta italianità di Cézanne, che tutto sommato fa anche abbastanza ridere, lo dice anche Savinio con toni molto seri sui valori plastici. Sembra quasi che tutto quello che viene dall'estero ormai debba essere guardato con diffidenza, tranne però la pittura di Cézanne. A questo punto, dopo tutto questo preambolo, possiamo fare un passo indietro e tornare a Ghiglia e cercare di vedere come Ghiglia si inserisca in questo clima di recuperata classicità e soprattutto come risponda a queste sollecitazioni. Allora, Ghiglia, sappiamo, non è un pittore fiorentino, è un pittore toscano, ma è un pittore livornese. Arriva a Firenze nel 1900, è privo di qualsiasi preparazione accademica, non ha nemmeno una formazione scolastica, ha dovuto lavorare fin da ragazzo perché il padre è morto, ha fatto un sacco di lavori, è stato garzone di bottega, è stato venditore ambulante, ha lavorato per un fabbro. Nel frattempo ha conosciuto Llewelyn Lloyd, e Lloyd lo ha incoraggiato a frequentare la scuola di Micheli, dove lui ha cominciato a prendere le prime lezioni di pittura. Nel 1900 Ghiglia si trasferisce a Firenze. Cosa fa a Firenze Ghiglia? Fondamentalmente due cose: frequenta Giovanni Fattori e frequenta i musei fiorentini. Quindi si innamora da un lato della pittura di Fattori, che rimarrà per lui un imprinting fondamentale, e dall'altro sceglie, seleziona tra i modelli che ha a disposizione nei modelli fiorentini la figura di Tiziano. Tiziano sarà per Ghiglia probabilmente il primo riferimento classico usato coscientemente, ecco, dall'artista. Ma soprattutto a Firenze Ghiglia ha un'altra possibilità, quella di inserirsi in un panorama culturale che al momento è forse il più stimolante che ci sia in Italia. A Firenze, infatti, oltre a Fattori, abbiamo anche artisti internazionali come Arnold Böcklin, come Maurice Denis. C'è un allievo di Gauguin, Henri de Prouvot, che è un intellettuale importante, diventerà molto amico di Ghiglia, perché possiede dei quadri di Gauguin. E questi quadri Ghiglia avrà l'occasione di vederli appunto a casa dell'amico di Trullo. Poi ci sono i letterati, sappiamo bene, Papini, Prezzolini. Nel 1905, mi pare, arriva a Firenze anche Oietti, Ugo Oietti, il critico del Corriere della Sera, altra figura che poi diverrà fondamentale per l'evoluzione dello stile di Ghiglia. E soprattutto rientra da Parigi Ardengo Soffici. Soffici a Parigi ha visto tutto, ha conosciuto tutti, è aggiornatissimo sulla pittura internazionale ed è in quel momento quindi la mente probabilmente più acuta e aggiornata che ci sia, non solo a Firenze, non solo in Toscana, ma probabilmente in Italia sulla questione delle arti figurative. A questo punto si accende un dibattito che per noi è fondamentale, perché sulle colonne della voce questo dibattito verte sul superare la visione della pittura impressionista e quella del realismo accademico attraverso, da un lato, il recupero della tradizione e dall'altro
verte sulla necessità di elaborare un linguaggio che quindi possa essere da un lato nuovo e originale e quindi moderno, però dall'altro essere anche condiviso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo linguaggio dovrebbe essere funzionale come base comune per la pittura moderna. E viene proposto anche in questo caso un nome. Ora, se siete riusciti a non addormentarvi fino a questo momento, il nome l'avete già indovinato, perché è lo stesso di cui abbiamo parlato prima. Prima Denis e poi Soffici, con molto maggior vigore, propongono il nome di Paul Cézanne come modello da guardare per rinnovare la pittura. Al punto che Firenze diventa in quegli anni una specie di seconda capitale europea del cézannismo. Collezionisti comprano e portano a Firenze quadri di Cézanne. Cézanne è veramente sulla bocca di tutti in quei 2 o 3 anni. Questo perché è importante? Perché io ho tentato di ribadirlo e di precisarlo. Perché Cézanne è proprio il collegamento, il collante fra i due momenti di dibattito, l'uno che prende forma negli anni 20 e l'altro che però per Oscar Ghiglia è stato ugualmente fondamentale, se non di più, perché lui lo ha già vissuto alla fine degli anni del primo decennio del Novecento. Quindi a questo punto, se andiamo al percorso della mostra, forse possiamo chiarire meglio con degli esempi quello che sto cercando di dire. Stefano, nello scorso incontro, vi ha già parlato di due nature morte straordinarie, che sono la tavola imbandita e il gomitolo rosso, e dell'incontro con Oietti. Quindi io vorrei invece iniziare il percorso da un'altra opera chiave che state già vedendo, che è La camicia bianca. Tra il 1908 e il 1909, in realtà, Ghiglia dipinge una serie di immagini della moglie, nelle quali la figura femminile sembra essere idealizzata, in effetti proprio su modelli classici. Se noi osserviamo questo dipinto, non possiamo fare a meno di ripensare alla monumentalità delle figure femminili rinascimentali. C'è il senso di sacralità che rende questo gesto semplicissimo del pettinarsi, un gesto quotidiano, lo rende un gesto eterno. È un'immagine veramente di grande efficacia iconografica. Possiamo dire che sia veramente classica e moderna al tempo stesso. Qual è il riferimento però più evidente alla tradizione per questo dipinto? Non è Tiziano e non è nemmeno Piero della Francesca, è Michelangelo. Vincenzo Farinella è stato il primo che io sappia a individuare in uno degli episodi che decorano le lunette della Cappella Sistina il possibile modello di cui sto parlando, che è proprio questo. Si tratta della sposa di Aminadab. L'interesse di Ghiglia, a mio parere, non è però di carattere iconografico o citazionistico, mi sembra più un interesse di carattere formale. Infatti, se Valentina passi al dettaglio della figura che si pettina, ecco, secondo me quello che ha interessato veramente Ghiglia sono due cose. La massa compatta dei capelli, che poi lui ripropone in maniera ancora più decisa nel dipinto, e il gomito alzato. Il gomito alzato è un espediente, è un particolare anatomico che Michelangelo ripropone spesso, lo ripropone in numerosi dipinti. Se avete presente il Tondo Doni, nel Tondo Doni c'è una figura con un gomito alzato. Abbiamo anche un altro esempio di un'altra immagine presa da una lunetta in cui c'è una figura, una sibilla che ha un gomito alzato. Perfettamente, ecco, è questa. Anche Ghiglia interpreta questo gesto, lo ripropone anche in un piccolo ritratto suggestivo, successivo, sto parlando del gomito alzato ovviamente. Quindi c'è un interesse e questo interesse è colto anche da Oietti, perché Oietti scrive che tenterà di comprare non questo dipinto ma l'altro, il ritratto più piccolo, definendolo proprio il ritrattino di Isa con il gomito alzato. Ecco, perché ho insistito così tanto sul gomito alzato? Perché a mio parere
questo è un link tra modernità e classicità. Cioè, attraverso l'illusione tridimensionale del gomito che simula l'avvicinamento allo spettatore, all'osservatore, sembra che Ghiglia voglia evitare, in definitiva, il rischio di una pittura esclusivamente a plat, cioè voglia evitare il rischio del mosaico bidimensionale, che era per esempio dei Nabi, che però era anche di tanta altra pittura francese. Ecco, questo rischio, secondo me, in questo dipinto è evitato fondamentalmente attraverso questo espediente. Noi in mostra però non abbiamo isolato questo dipinto come un oggetto a cui guardare al di fuori del percorso della mostra, ma lo abbiamo accostato a un'altra opera che è successiva di circa 15 anni, che si chiama Accordi di Bianco. Cosa accade nel frattempo in questi 15 anni ce lo ha raccontato puntualmente Stefano nel suo intervento la scorsa settimana, quindi basterà dire che Oscar nel 1919 rientra a Firenze, riallaccia i rapporti con gli amici fiorentini, con l'ambiente culturale da cui si era allontanato, e soprattutto riallaccia i rapporti con Ugo Ietti. Il fatto di aver rinsaldato il rapporto con il critico, che sta diventando sempre più un punto di riferimento nella cultura ufficiale delle arti figurative, il fatto di aver risaldato appunto questa non è un'amicizia, ma insomma è una frequentazione, è una conoscenza, dopo appunto gli anni sperimentali di Castiglioncello, è probabilmente anche uno stimolo decisivo per il pittore per un ritorno a un proprio ordine personale e a una propria tradizione, che nel suo caso significa appunto tornare a quella pittura che lui aveva già praticato 10-12 anni prima, e che erano quei temi appunto affrontati nei primi dipinti che noi abbiamo mostrato in mostra. Ora, noi abbiamo tentato di chiarire questo collegamento anche nei testi in catalogo, perché a nostro parere, se non si capiscono le ragioni della presenza in mostra di numerosi, perché non sono pochi, numerosi dipinti che vanno dal 1908 almeno al 1912-13, non si capisce il senso dell'intera mostra. Cioè, se questi dipinti appaiono come estranei ai temi della mostra, vuol dire che non si riesce a leggere questo collegamento, che invece a nostro parere c'è ed è un collegamento piuttosto evidente. Osserviamo adesso nel dettaglio il dipinto. In questo dipinto l'approccio classico è ancora evidentissimo, la figura è assolutamente centrale, è avvolta da una luce che non è una luce atmosferica, è una luce, la possiamo chiamare Pier Francescana, l'ovale della forma, l'ovale della cornice, diciamo, è sottolineato dalla forma curvilinea del panchetto e anche dalle forme morbide di Isa delle sue spalle. La figura è una figura monumentale, è l'unica protagonista della scena, però la figura è di spalle, cioè è ridotta tutto sommato a pura forma, a un volume. Non ci sono né dettagli né suppellettili né oggetti che ci facciano capire bene qual è la funzione di questo dipinto, no? Anche sullo sfondo non c'è niente, lo sfondo è indefinito, è quasi una composizione geometricamente astratta. Quindi rispetto alla camicia bianca, i dettagli narrativi e simbolici, quindi i chiami iconografici diretti, espliciti alla classicità, sono ora tutto sommato evitati o comunque sono messi in secondo piano, a vantaggio di cosa? A vantaggio dei valori puramente formali. Cioè adesso si tenta di individuare la struttura che sostiene questa immagine, sulla quale questa immagine si appoggia. Io ho intitolato il saggio in catalogo, sottotitolato, La classicità della forma, proprio perché il modello a cui Ghiglia sembra ora volersi rivolgere non va cercato nel passato, in un passato idealizzato, ma tutto sommato nel presente, cioè nel senso classico della struttura dell'immagine, nella forza, nella pregnanza che l'immagine può, non sempre, ma può quando è ben composta, avere.
Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che sia più interessato a individuare relazioni che colleghino le cose che non a riprodurre o a rappresentare gli oggetti in se stessi. In questo senso potremmo definirlo un pittore compositore. Infatti, se noi passiamo ai tre esempi successivi, vediamo che seguendo l'esempio di Cézanne, il quale diceva che spostando anche la testa di pochi centimetri, lo stesso soggetto, lo stesso tema gli sembrava, gli si proponeva come apparentemente nuovo, vediamo che Ghiglia crea una serie di immagini in cui, interpolando semplicemente un nuovo elemento nella composizione oppure semplicemente cambiando la disposizione di alcuni dettagli, potete vedere che ci sono dei dettagli che vengono posizionati diversamente, cambia la pettinatura, cambia l'alzata con la frutta, però ci sono dei segni comuni, diciamo, in questi tre dipinti. C'è un filo conduttore. Il filo conduttore è che si tratta in definitiva di tre ritratti negati. I tre ritratti sono negati, in un caso addirittura i tratti fisionomici che vengono sottratti alla moglie sembrano restituiti, diciamo come in uno specchio ideale, dalla fisionomia un po' enigmatica del gesso etrusco. Ecco, questo è il dipinto di cui stavo parlando. Quindi il gesso è evidentemente un elemento di richiamo alla classicità. Lo troviamo in tantissimi dipinti di novecentisti, non questo ovviamente, ma sculture o elementi classici sono presenti in tantissimi dipinti dei novecentisti. In Ghiglia però il simbolo, l'oggetto, diciamo l'oggetto classico, non è esibito come un simbolo. Non lo si investe di un valore autonomo che debba essere predominante o indicativo di una tendenza. È una parte di un progetto formale. Anche il busto di Isa, in questo senso, il busto che è tagliato sulla schiena sia dall'inquadratura e sia anche dalla cornice della sedia, anche il busto di Isa ha un aspetto un po' mutilo, un aspetto che ricorda, se si vuole, i busti di Andrea del Pollaiolo, per esempio, no? E questo busto si contrappone tutto sommato sia all'alzata con frutta e sia alla maschera etrusca. E sono due oggetti che dialogano un po' sullo stesso piano. Se guardiamo anche il fondo, lo sfondo del quadro, anche qui notiamo che è uno sfondo abbastanza ambiguo, non si capisce bene di cosa si tratti, non si capisce se probabilmente è una tenda, però per esempio in uno dei dipinti il fondale è tripartito, nell'altro invece è bipartito, e qui addirittura invece sono quattro parti. Sembra quindi che tutto sommato l'interesse a geometrizzare lo spazio sia una tendenza che lui eredita più dalla pittura formalista, se non addirittura dalla pittura astratta, che non dalla pittura figurativa in senso classico e ortodosso. E per concludere potremmo anche dire che questi tre dipinti non sono tre dipinti che sono complementari tra di loro, cioè non propongono soluzioni alternative, sembrano piuttosto un tentativo di serializzare il tema, e quindi in questo senso andrebbero considerati come un'opera unica, diciamo, quasi un'opera a programma, che tenti di rendere questa immagine, diciamo, iconica, per usare un termine di moda, attraverso la ripetizione leggermente variata, che è un procedimento che poi faranno negli anni 60 altri illustri artisti, per esempio gli esponenti della pop art. Il primo nome che viene in mente ovviamente è quello di Andy Warhol. Quindi, tornando comunque a questi tre dipinti, l'elemento che mi sembra di maggiore interesse è che la figura umana viene trattata come alla stregua di una natura morta, cioè un elemento che si inserisce all'interno di una natura morta. Sappiamo però che la natura morta non è un tema amato dai novecentisti, proprio perché è ritenuto non adatto a rappresentare o a veicolare canoni di una bellezza ideale.
Vedremo poi nell'appuntamento con Lucia come invece agli oggetti del quotidiano sarà restituita e come una straordinaria dignità poetica sarà restituita dai protagonisti del cosiddetto realismo magico, ma di questo ci parlerà Lucia. Invece, per tornare al classicismo, proporrei, prima di concludere, un confronto abbastanza interessante tra una delle nature morte più classiche di questa fase di Giglia, che è questa, e una natura invece di un grande esponente del novecentismo, diciamolo più ortodosso, quindi uno dei promotori, una delle colonne portanti del ritorno all'ordine, che è Gino Severini. Allora, se torniamo pure alla natura morta di Giglia per un attimo, benissimo. Se qui vediamo, sono presenti e evidenti i caratteri di classicità. L'uso della prospettiva è un uso rigorosamente tradizionale, quasi esibito, la scatola prospettica è esattissima. Non c'è lo sbilanciamento della prospettiva che di solito viene chiamata sesaniana, quella prospettiva verticale che pone gli oggetti uno sopra l'altro senza che vi sia un vero senso di profondità. Gli oggetti sono assolutamente ben definiti, sono definiti per forma, per volume, il fuoco prospettico è un fuoco centrale, la colorazione è una colorazione compatta, non è una colorazione a pennellate sfrangiate, diagonali, quelle pennellate sesaniane di cui vi ha parlato Stefano nello scorso incontro, e il senso di realtà è quindi molto ben definito. C'è addirittura anche un elemento che, volendo, non so se è una cosa volontaria o no, ma un elemento che può essere letto anche come un elemento simbolico, che, cioè, se ti riallarghi un attimo, Valentina, vediamo ancora un po', ecco il lembo di tovaglia bianca che, sollevandosi, mostra quel rosa carminio della stoffa sottostante che sembra un po' evocare lo squarcio in questo candore incantato dell'insieme e mostrarci invece la materia viva, no? Il pulsare della vita sottostante. Se passiamo invece al dipinto di Severini, se guardiamo la natura morta di Severini, evidenziamo subito analogie ma anche differenze piuttosto nette. A prima vista le analogie sembrano prevalere, perché ci sono gli oggetti di uso quotidiano, la brocca, la bottiglia, la frutta, il piatto, il tavolo è in prospettiva, è disposto più o meno nello stesso modo rispetto a quello di Giglia, c'è la tovaglia con le pieghe, il fondo è neutro, è compatto, e la luce è una luce anche qui che possiamo definire di tipo pierfrancescano, perché non è una luce atmosferica, è una luce che ha una dominante colorata uniforme, un po' giallastra in questo caso nel quadro di Severini, grigio perlacea in quello di Giglia. Anche Severini, dobbiamo notare, in questo dipinto non insegue la classicità con citazioni dirette, ma cerca di riproporre invece nel dipinto quelle che erano le regole auree delle proporzioni che regolavano, diciamo, l'armonia cosmica, no? È un'idea platonica e pitagorica che lui porta avanti tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20. Se però, Valentina, zoomiamo un attimo qua e là nel dipinto e ci avviciniamo, vediamo che, ecco, avvicinandosi tutto invece cambia, perché notiamo subito che le forme sono delineate in modo molto più netto, più stilizzato. La bottiglia e la brocca sono rigidissime, sembrano quasi ritagliate nel cartone. La brocca sullo sfondo è molto geometrizzata, non ha niente di naturalistico. Il colore anche è ovunque omogeneamente gessoso, lo possiamo definire un po' gessoso. Cioè non caratterizza la diversità dei materiali e delle superfici, è un colore in un certo senso idealizzato, un colore incorporeo. Se adesso torniamo a Giglia invece e zoomiamo sulla natura morta di Giglia, ecco, se ci entriamo un pochino dentro vediamo che anche Giglia non vuole essere mimetico nel colore, cioè non vuole una resa caravaggesca per intendersi. Però vuole essere verosimile, cioè ci vuole restituire i caratteri e il senso della materia degli oggetti e delle superfici, che questi oggetti e queste superfici dialogano proprio attraverso il loro essere differenti. I frutti sono definiti
geometricamente anche qui, però mantengono una consistenza tattile. E c'è evidente una maggior, come si potrebbe dire, un maggior coinvolgimento dei vari organi di senso, no? C'è una stimolazione sensoriale che è quasi disorientante. E che questo, invece Severini ha volontariamente evitato questa stimolazione perché non vuole conferire evidenza oggettuale, tattile o sensuale ai suoi oggetti. Lui li vuole riflessi in uno specchio che in un certo senso ne distilli l'essenza ideale, mentre Ghiglia no. Quindi potremmo dire che il classicismo di Ghiglia è più un classicismo formale che non insegue un ideale di bellezza, non si rifà all'antichità classica, non ha modelli da mitizzare, ma tenta invece attraverso la pittura di fare cosa? Di restituire il senso dell'immagine, ma veramente nella sua totalità e nella sua pienezza. Cioè per Ghiglia la pittura è uno strumento di conoscenza della realtà. In quest'ottica potremmo dire che tutto sommato è un puro visibilista. Cosa vuol dire? Vuol dire che la pittura di Ghiglia accetta e anzi riflette la molteplicità della realtà, proprio perché è la molteplicità a interessarlo forse maggiormente, no? Nella sua idea di pittura, che la sua idea dovrebbe essere quella di ogni artista dal suo punto di vista, nella sua idea di pittura in ogni quadro deve prendere forma un mondo che è diverso da quello precedente, che non è quindi la ricostruzione di una realtà, e nemmeno però lo specchio di un modello ideale, è prevalentemente e principalmente un tramite per entrare in relazione con il mondo nella sua varietà, ma anche nella sua totalità. A questo punto vorrei concludere con un dipinto, anche per fare un minimo di chiarezza con quello che è successo nello scorso incontro con Stefano. Ecco, il dipinto è questo, è un autoritratto, perché nello scorso incontro Stefano ha molto ben descritto un dipinto che in realtà non è questo, ma è l'altro che è posto all'inizio del percorso della mostra, che è un autoritratto del 1920. Lui ha parlato di quello ed era logico che parlasse di quello, ma in realtà per errore è stato mostrato questo. Quindi ricollochiamolo un attimo nella sua giusta posizione anche storica. Cosa succede al momento in cui Ghiglia dipinge questo autoritratto? Ghiglia lo dipinge nel 1927, quando cioè si conclude il soggiorno da Oietti. Il soggiorno da Oietti che era iniziato appunto invece nel 1920 ed era stato in qualche modo inaugurato con quell'autoritratto di cui ci ha parlato Stefano. C'era in quel momento senz'altro un ritrovato entusiasmo e probabilmente Ghiglia per una volta aveva anche investito, lui sempre molto incline al pessimismo, aveva probabilmente anche investito su questo ritrovato e rinnovato sodalizio, sia per ragioni di ovvio tornaconto personale, perché Ghiglia doveva guadagnare, ma anche probabilmente per ragioni di prestigio pittorico. Dopo 7 anni però il bilancio sia umano che professionale a Ghiglia appare negativo e esce probabilmente da questo lungo rapporto con Oietti, io credo deluso e anche disilluso. Perché? Oietti nel frattempo ha aderito, e c'era da immaginarselo, al regime fascista che invece Ghiglia detesta con tutto il cuore. Probabilmente per colpa più di Ghiglia che non di Oietti, il rapporto con il critico e con la possibilità che il critico aveva di farlo esporre o di vendere i suoi dipinti o di promuovere la sua figura non si è di fatto concretizzato, più probabilmente per la ritrosia e per gli atteggiamenti spesso di imbarazzante supponenza di Oscar nei confronti di Oietti. Sappiamo dai diari di Fernanda che Oietti ha anche sofferto dei numerosi rifiuti, delle numerose risposte negative date da Ghiglia a proposte di esposizioni, eccetera. E di fatto
In questo dipinto la pittura è cambiata. Si è fatta più cupa, si è fatta introversa, evidentemente è velata di malinconia, basta guardare il volto del pittore per rendersene conto. E più che malinconico sembra anche spossato emotivamente, no? Sembra veramente una persona stanca, delusa e anche disposta per una volta, lui che non lascia mai trasparire o raramente lascia trasparire emozioni nella sua pittura, sembra per una volta disposto anche a raccontarci un po' di questo suo disagio esistenziale che lo ha accompagnato per tutta la vita. L'ultima cosa che vorrei far notare è che questo dipinto sembra anche un po' riassumere l'atteggiamento del pittore rispetto allo spirito di tutta l'arte italiana di quel momento. Infatti vediamo che alle sue spalle ci sono due elementi. Uno è un simbolo di classicità abbastanza evidente, è la testa etrusca, che abbiamo il calco etrusco che abbiamo visto in molti altri dipinti di Ghiglia di questi anni. C'è però invece sulla destra del pittore, quindi sulla nostra sinistra, anche una stampa giapponese, che invece guarda evidentemente alla modernità francese, esotica e più cosmopolita. In questa equidistanza, probabilmente da correnti, da movimenti, emerge veramente il ritratto di questo pittore, no? Che è il ritratto di un artista che nel corso della sua carriera ha probabilmente guardato molto di più di quanto non ci abbia voluto far credere, sia all'arte italiana e sia soprattutto all'arte europea, però lo ha sempre diciamo metabolizzato senza lasciarsene condizionare passivamente e anzi diciamo ha tentato di mantenere un'originalità creativa che è evidentemente il senso della sua pittura e che secondo me non ha confronti nel panorama della pittura italiana degli anni 20 e aggiungerei anche non soltanto degli anni 20. Io a questo punto mi fermo, lascio la parola a Lucia che la riprenderà tra una ventina di giorni e vi ringrazio se mi avete seguito fino a questo punto. Grazie a te Leonardo, naturalmente è stato un racconto meraviglioso, affascinante, puntuale e appunto denso di contenuti ma assolutamente affabile e comprensibile, quindi grazie, ci basta con i complimenti, basta con... Spero di non essere stato troppo prolisso. No, assolutamente, è difficile appunto stare nei minuti, ma appunto assolutamente coerente e compiuto. Spero e penso di rappresentare il pensiero di tutti gli ascoltatori, di tutti coloro che ci hanno seguito. Vedo in chat infatti tanti complimenti, addirittura ho visto la mostra già due volte, magnifica, grazie per questa esauriente mezz'ora d'arte che fa comprendere i particolari, superlative le nature morte, paradossalmente in bisticcio, vive allo sguardo, quindi complimenti. Se qualcuno appunto ha qualche domanda naturalmente lo può porre, ecco vedo è possibile riascoltare la lezione, sì, anche diciamo la precedente perché poi appunto non so quanti di voi hanno già ascoltato, erano presenti alla volta scorsa, quindi se come è stato fatto cenno più volte, se qualcuno di voi non l'avesse seguita può naturalmente ritrovarla sul canale YouTube di Muse e quindi trova sia quella della volta scorsa e presto, insomma fra qualche giorno, troverà anche questa di ora, quindi la potrete riguardare, riascoltare, potrete condividere il link come credete meglio in modo proprio da poter seguire e riseguire e riguardare anche tutti i dipinti. Naturalmente la maggioranza dei dipinti che avete visto di Oscar Ghiglia sono esposti, non tutti appunto, avete visto un'immagine in bianco e nero per esempio, non è fra le opere esposte e naturalmente le opere degli altri artisti a cui giustamente Leonardo ha fatto riferimento per comprendere diciamo meglio il suo percorso artistico. Se non ci sono particolari domande vedo appunto altri complimenti, quindi omaggio a un grande artista, grazie ai curatori per questa operazione culturale non scontata, grazie a voi e grazie appunto naturalmente anche a loro, grazie a voi insomma di essere solidari con noi in questo tipo di operazioni, naturalmente siamo felici che questa mezz'ora
mezz'ora vi sia piaciuta. Siamo felici che la mostra stia riscuotendo un buon successo e abbia un buon riscontro, proprio perché come dire, apre un orizzonte diverso magari da quelli canonici a cui siamo più frequente abituati. E naturalmente la programmazione espositiva di Palazzo Medici mira a questo, Città Metropolitana è convinta e coerente in questo tipo di percorso. Ecco, vedo una domanda, grazie per tutti. Non ho compreso come si può riascoltare le lezioni sul canale YouTube di Muse Firenze. Quindi lo potete, diciamo, ritrovare tra qualche giorno, questo intervento, mentre quello di Stefano Zampieri lo trovate già. Io ringrazio ancora Leonardo Ghiglia per questo suo appunto avvincente racconto. Ringrazio Stefano Zampieri che ho visto collegato, ora non so se lo è ancora, appunto, sia per l'intervento della volta scorsa sia per essere si è addormentato. No, buonasera a tutti, vedo un saluto in chat, quindi dorme, si è svegliato adesso. Impossibile, mi sento di dire, e naturalmente appunto se Oscar Ghiglia vi ha convinto e vi ha preso, vi invitiamo appunto al terzo appuntamento il 10 giugno e vi invitiamo a venire a visitare la mostra, a tornarci quando volete, appunto vi aspettiamo. Grazie ancora a tutti, se non ci sono ulteriori questioni, grazie ancora a Leonardo, ti lascio la parola per un saluto finale. Grazie a voi, grazie a tutti i collegati e aspettiamo a questo punto, aspettiamo Lucia.